da aprile a dicembre 2024. Tante iniziative per tutte le età e per tutti i generi. Presentato il calendario eventi della città di Fano, che spazia dalle fiere alla cultura, ai festival, musica, rassegne, rievocazioni, feste di quartiere e appuntamenti ormai consolidati. Un documento consultabile sia in versione cartacea, disponibile nei punti IAT e gli uffici di informazione turistica a partire dal 29 di aprile e in versione digitale sul sito del turismo del Comune di Fano. È uno strumento fondamentale per i cittadini, ma soprattutto per i turisti. Oggi il turismo è, diciamo, non solo si sceglie la destinazione, ma si sceglie anche una motivazione per andare in un luogo. E quindi avere uno strumento come questo, che dà un focus su le attività legate alla cultura, all'arte, ma anche all'outdoor, quindi alle escursioni, al bike o alla gastronomia, quindi le eccellenze che può offrire la nostra città da un punto di vista del cibo, del benessere, del buon vivere, eccetera, è un elemento fondamentale. E quindi in questo programma oggi vengono presentati i principali eventi. Chiaramente anche il sito visitfano.info sarà uno strumento fondamentale, perché, come sappiamo, questi sono i primi eventi che abbiamo censito, ma ce ne saranno tanti altri che nel corso dei prossimi mesi verranno realizzati e quindi calendarizzati, e quindi noi li inseriremo in tempo reale sul sito visitfano.info. Il programma è molto esteso perché va da aprile a dicembre, segno anche che è intento dell'amministrazione destagionalizzare, cioè creare dei momenti importanti per i turisti, oltre al classico periodo di luglio-agosto, ma in tutto il periodo in cui Fano può essere visitata nella sua bellezza, quindi per eventi culturali. Troviamo sul programma anche le indicazioni legate alla visit card, che è una visit card che viene consegnata ai turisti che dormono nella nostra città, ma che da quest'anno come novità può essere anche acquistata da tutti negli uffici informazioni turistiche, e attraverso la visit card è possibile entrare gratuitamente nei musei, è possibile avere degli sconti e quindi tante opportunità che vengono diffuse per tutti i cittadini.